Allora, una partita vissuta diciamo su poche accelerazioni, un gioco abbastanza compassato direi per quello che si è visto in campo. Quel gol a freddo vi ha un po' penalizzato? Io non sono d'accordo con questa disamina, per me la mia squadra ha accelerato, se conto le accelerate e gli strappi che ha fatto Greco sono strappi importanti. Avevamo Moro che dopo la partita di domenica, sapete tutti quanti che è andato a firmare con il Sassuolo, l'abbiamo fatto venire direttamente a Bari, quindi non si è allenato in questi giorni per evitargli anche il viaggio in pullman che abbiamo fatto noi da Catania per arrivare qua. Ma questo ha comportato il fatto che non si sia allenato e quindi era logico che non fosse al 100%. Avevo addirittura pensato di non farlo giocare, ma poi in questo momento il ragazzo fino ad ora stava bene fisicamente e ho deciso di farlo giocare. È logico che il gol a freddo su questo cross ha cambiato la partita come l'avevamo preparata, come l'avevamo studiata, ma la cosa che penso io è che per uomini e per singoli, tra l'altro qualcuno li ho allenati di questi ragazzi che giocano nell'Andria, questa squadra non merita la classifica che ha. I giocatori sono importanti, ho allenato Di Piazza, ho allenato Tulli, Alcibiade era nell'Andria 23 quando io ero alla Juventus Primavera. Sapevo dopo l'esonero di mister Ginestra che oggi sarebbe stata una partita complicatissima, quindi questo punto ce lo portiamo via. Penso che nel secondo tempo la partita l'abbia fatta il Catania per cercare di vincere, ma l'Andria era pronta a ripartire e a cercare di farsi male, quindi sicuramente non è stata una bella partita. Il campo sulle giocate ha inciso tanto, perché sembrava la palla che ci avesse il coniglio, non era semplice, però abbiamo sempre provato a giocare. È stata una partita forse non bella, però giocata da tutte e due le squadre. Mister, il cambio di Provenzano alla mezz'ora del primo tempo è stato di natura tattica oppure fisica per provare no, a giocare? No, assolutamente, è stato tattico. C'è stata un'incomprensione perché noi, non avendo punti di riferimento, avevamo preparato la partita contro un 3-5-2, quello che ha sempre fatto l'Andria. E era l'unica cosa che potevamo fare, quindi avevamo deciso di partire con due mediani, che erano Cataldi e Provenzano, con Rosai a dare fastidio dietro alla punta a Moro e Freddi, Greco, largo. E accorgendomi subito della situazione, cioè che la fila di Sandria era a 4, ho cercato di dare l'input di metterci a 3 a centrocampo, forse non l'abbiamo capito, Provenzano rimaneva un po' troppo basso, quindi nel pressing non riuscivamo ad andare a prendere l'Andria e ho fatto questo cambio. Inoltre Russotto è uno che nell'uno contro uno, e secondo me oggi c'era bisogno di gente che saltasse l'uomo, come ha fatto diverse volte Russini, e quindi la scelta è stata tattica, insomma. Il Catania che è uscito da questo mercato che finalmente si è concluso, diciamo, penso soprattutto per il Catania, perché diciamo fra la vicenda Moro e tutti i rumors sui giocatori che potevano partire, non sarà stato semplicissimo gestire la squadra. Che Catania è uscito dal mercato? Ma per noi il mercato è complicatissimo, è stato complicatissimo a giugno, è stato complicatissimo ora. Far venire in questa situazione o cercare di convincere i giocatori a venire a Catania non è stato assolutamente semplice. In più i nostri giocatori avevano tante richieste anche di categoria superiore, a parte More e Greco, che uno è andato al Sassuolo e l'altro è andato al Vicenza. C'erano richieste per veramente tutti i ragazzi, quindi la preoccupazione principale era intanto tenere quelli che io e il direttore consideravamo incedibili, e devo dire che questi ragazzi sono stati straordinari, ma anche Greco e Moro non hanno mai messo in discussione, come non hanno mai messo in discussione Monteagudo, come non hanno mai messo in discussione tanti altri giocatori che avevano delle richieste, Russini, Cataldi, ma tantissimi avevano delle richieste e non hanno mai messo in discussione di andare via, quindi si è creato questo legame che
è importante, il direttore è stato molto bravo a tenere questi giocatori. E è arrivato Lorenzini, che ho allenato quando aveva 18 anni nella primavera del Bologna, e me lo sono portato a Sestri Levante in Serie D, me lo sono portato alla Lucchese. È venuto nonostante fosse alla Turri, se fosse un titolare, nonostante fosse secondo o terzo in classifica, è venuto col massimo dell'entusiasmo. Abbiamo preso Simonetti, che l'anno scorso ha fatto tutto il campionato col Piacenza ad alto livello, segnando anche diversi gol. È un ragazzo che ho avuto nell'Under 17 della Roma, insieme a Cataldi e Grego. Quindi sono venuti giocatori che avevano voglia di raggiungerci e di fare un'esperienza diversa. Quindi abbiamo dovuto dar via Calapai, che era, non era facile da trattenere, perché è andato in Serie B. Maldonado è andato a Catanzaro. E Ceccarelli, addirittura prima aveva chiesto la risoluzione del contratto, è andato alla Juve Stabia. Quindi alla fine sono contento, soprattutto perché sono uno di questi giocatori, ma perché siamo riusciti a tenere chi volevamo tenere, insomma. Adesso, dando così un'occhiata al futuro prossimo del Catania, che cosa la preoccupa di più, visto che c'è ancora in ballo la questione dell'acquisizione della società? E ma guardi, io un po' come i ragazzi vediamo veramente e ragioniamo veramente giornata dopo giornata. Quindi mi preoccupa la Turris che abbiamo domenica, mi preoccupa questo viaggio di 10 ore che abbiamo per tornare a casa, perché ci rimarrà sulle gambe. E poi abbiamo pochissimi giorni per fare allenamento e abbiamo una partita difficilissima. Già il nostro campionato è iniziato con Monopoli, Bari, Catanzaro, oggi qua, domenica andiamo contro la Turris, quindi i viaggi per noi sono complicati e quindi mi preoccupa questo. Io penso che in questo momento, per quanto riguarda la società, sia molto appetibile in questo momento, e questi ragazzi che io alleno, ma anche i nostri tifosi, si meritano di finire questa stagione e salvarsi poi sul campo, e questo sta a noi. Però ecco, questo viene dopo quello che devo pensare, che è quello della Turris. Mister, sì. Che impressione gli ha fatto l'Andria sotto l'aspetto mentale? Sicuramente una squadra con una nuova guida tecnica ha sempre una marcia in più, è sembrata molto più sgombra sotto questo punto di vista. A lei invece? Sì, a noi si è già capitato due volte, perché anche il derby col Messina ci siamo ritrovati che il giorno prima avevano mandato via l'allenatore. Ieri eravamo sul pullman quando è arrivata la notizia di Ciro Ginestra, quindi avevo già fatto l'allenamento, avevo già preparato determinate cose, quindi non sapevo come sarebbe capitato oggi. E quando c'è un cambio, tecnico, c'è sempre una reazione. Io l'anno scorso, quando sono arrivato a Catania a marzo, la prima partita dopo due giorni giocavamo con la Velina, abbiamo vinto 3-1, una partita che non ho preparato per niente, e l'hanno preparata tra virgolette i ragazzi, io posso aver dato due concetti, ma quando c'è un cambio di allenatore la reazione c'è sicuramente. Ora, per quanto riguarda l'Andria, bisognerà poi vedere il prosieguo della stagione, ecco. Mister, da Catania chiedono se c'è amarezza per il risultato e se si tratta più di un punto guadagnato o di due persi. Io penso che questo punto sia un punto importante per la partita che andremo ad affrontare domenica. Veniamo da una sconfitta immeritata col Catanzaro, dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Questo è un punto che ci prendiamo e che ci proietta la partita di domenica con un po' più di convinzione. E il gol di Risolo, come lo commenta? Di Risolo c'è stato un cross, non l'ho ancora rivisto, andrò a vedere cosa è successo. Sicuramente c'è stata una marcatura allentata e dobbiamo migliorare come al solito. Le domande sui singoli: la posizione di Greco avanzata verrà riproposta in avanti, magari anche alle spalle delle due punte, e poi per Russotto può essere l'inizio di un nuovo campionato? Per Russotto può essere il raccogliere il frutto di un determinato pensiero mio e suo, cioè ci siamo parlati, ci siamo chiariti, Andrea sa cosa voglio che lui migliori, che non è altro che il ritmo negli allenamenti, che io penso che Andrea, Piccolo, Clayton, Mariano sono giocatori che ogni allenamento devono andare più forte degli altri, perché a una certa età
hanno bisogno di andare forte, perché io non penso che ho la presunzione di pensare che abbiano ancora margini di miglioramento, soprattutto Andrea, che è un ragazzo che per qualità avrebbe dovuto fare una carriera totalmente diversa da quella che ha fatto. Io ho la presunzione di poter pensare di alzargli ancora di più le sue doti e le sue prestazioni. Quindi Andrea sa che dobbiamo alzare il ritmo degli allenamenti. Andrea ha fatto un percorso nelle ultime partite, se voi andate a rivedere, ha fatto prima 25 minuti, poi ha fatto 40 minuti, oggi ne ha fatto 70 e stavo pensando di farlo giocare titolare. Però voglio ancora che alzi il ritmo negli allenamenti, e lui è un ragazzo che ha completa disposizione, ha capito quello che voglio da lui, e oggi, domenica scorsa ha preso il rigore, oggi ha fatto gol, e piano piano arriviamo dove voglio io. Posizione di Greco? Ah, la posizione di Greco, beh, eravamo partiti, come ho detto prima, convinti che l'Andrea nelle ultime partite, in due allenatori ha sempre giocato il 5-3-2, quindi siamo venuti qui pensando che riproponesse il 5-3-2, quindi avevamo ragionato con due mediani, Greco largo e Rosai a lavorare dietro nella zona della tre quarti per rubare palloni e cercare di ripartire. Mi sono subito reso conto che l'Andrea invece si è presentata con quattro difensori. Ho cercato di girare il centrocampo e far capire di rimetterci come sempre a tre in mezzo al campo. Non ci sono riuscito, Provenzano rimaneva un po' basso, quindi sulla pressione facevamo un po' fatica, e ho deciso di mettere Russotto e Greco nella sua posizione di mezzala.